Slobodan Kačiric, 23 novembre 2024, Pinacoteca Patiniana. Presentazione di E mi chiedi, Scuderi Editrice. Se ti chiedo, cos'è per te Castel di Sangro? Ripeto spesso che abito una casa senza pareti, che il mondo è la mia casa. Tuttavia ci sono dei luoghi in cui la casa è più casa, più accogliente, più calda. E uno di questi è certamente Castel di Sangro. L'affiancamento e il supporto alla crescita professionale dell'artista Mila Maranillo. Cos'è per te come artista e come donna il domani al femminile? Uso l'arte e la parola per portare avanti la missione di sensibilizzazione e di denuncia contro ogni violenza e ingiustizia. Cerco di muovermi tra gli antipodi utopia e distopia, contribuendo giorno dopo giorno alla diffusione dell'artopia, ossia alla visione del mondo come un luogo d'arte. In questa fase è Mila a guidare me. Mi sento il corridore che sta per consegnare la staffetta. Slobodanka, attraversiamo un momento sociale complesso. Come parlare ai giovani per connessi di amore inteso quale pilastro di un tempo nuovo e di connessioni a supporto della bellezza e delle idee? Parlare ai giovani di oggi attraverso la poesia, un terreno spesso ostico, comporta un impegno non indifferente. Se per me scrivere l'essenza, urgenze e la necessità, spetta a loro l'ultima parola e a entrambi il compito di creare il presupposto per mantenere vivo il dialogo. Se mi pongono domande, capisco di aver fatto breccia, che c'è stato uno scambio. Slobodanka, il prossimo sogno artistico che colore avrà? Necessariamente il colore dell'arcobaleno. Il giglio di sabbia. No! Come il giglio di sabbia affonderò la radice nell'arido ed inospitale deserto del tuo cuore e bevendo le tue lacrime non versate e nutrendomi del tuo indicibile dolore fiorirò magnifica e superba dell'osmosi inversa dell'amore.